Io sono prostrato nella polvere. Ravvivami secondo la tua parola. Avete mai visto in un circo un elefante del peso di diverse tonnellate legato a un palo così piccolo che anche un bambino potrebbe abbattere? Per quanto strano possa sembrare, questa immagine ha una spiegazione. Gli elefanti hanno una memoria prodigiosa, ma non sono molto intelligenti. Quando sono ancora piccoli e non hanno molta forza, li legano a dei pali. I cuccioli si sforzano di liberarsi, cercano di farlo più e più volte, ma senza alcun risultato, fino a raggiungere la conclusione che è impossibile sfuggire. In quel momento entra in azione la memoria prodigiosa e allora ricorderanno per il resto della vita che non possono abbattere il palo. Lo stesso succede con gli esseri umani. Quando sei piccolo e qualcuno dice tu sei buono a nulla, oppure tu sei buono solo a creare problemi e via dicendo, è come mettere un piccolo bastone nell'inconscio. E anche se gli anni passano, si rimane legati ai pali immaginari che impediscono di raggiungere gli alti ideali per cui siamo stati creati. Il testo di oggi dice: io sono prostrato nella polvere. Per qualche ragione il salmista ha anche portato nella sua vita pali immaginari che non gli permettevano di essere felice. Si sforzava, lottava, ma i complessi interiori erano più forti delle sue decisioni consapevoli, finché un giorno gridò al Signore: ravvivami secondo la tua parola, e in quell'istante cominciò a nascere un nuovo giorno nella sua esperienza sconfitta. Fai una revisione della tua vita. Fallo oggi, ora, prima di uscire per affrontare i tuoi impegni quotidiani. Esiste un palo che non ti permette di essere felice? Questo complesso, trauma, o come tu vuoi chiamarlo, sta distruggendo la tua carriera, il tuo matrimonio o la vita dei tuoi figli? Considera questo. Se la parola di Dio ha il potere di creare la vita quando non esisteva nulla, se è stato in grado di creare tutto quando il nemico aveva distrutto la creazione divina, sicuramente è anche in grado di restaurarti completamente. Lo strumento che Dio usa per questo è la sua parola. E allora credi nella sua parola, perché credere in lei è credere in Gesù, e Gesù è libertà. Così nell'angolo segreto del tuo cuore invoca il Signore e di: io sono prostrato nella polvere, ravvivami secondo la tua parola. E buona giornata.